è ritornata come ogni anno la giornata nazionale della colletta alimentare. Oltre 120.000 volontari della Fondazione Banco Alimentare si sono trovati per tutta la giornata del sabato 26 novembre in circa 8.600 supermercati per la consueta raccolta del cibo destinato agli indigenti. Una raccolta precisa alla Fondazione che servirà ad aiutare oltre 8.000 strutture che accolgono 1.400.000 poveri. È partita in novembre la seconda edizione di Tutti in Rete, progetto di alfabetizzazione digitale rivolto ai soci di Coop Estense, che rientrano in quelle categorie che, per età e abitudini, risultano lontani e quindi a rischio di esclusione dal mondo della rete, come gli anziani, gli immigrati e le casalinghe. Nell'edizione di novembre 2011 sono stati coinvolti diversi istituti scolastici, tra i quali l'Istituto di Scuola Superiore di Argenta. I partecipanti apprendono dai ragazzi degli istituti coinvolti le funzioni di base del PC, le operazioni fondamentali per accedere a internet e ricercare informazioni sapendole adattare alle proprie esigenze. Ancora imparano come dialogare via email, scrivere un documento con i principali programmi di scrittura, utilizzare in maniera sicura e protetta internet e utilizzare i servizi online offerti dalla pubblica amministrazione locale. Il 18 novembre alle ore 21 Vito ha portato sul palco del Teatro dei Fluttuanti di Argenta lo spettacolo comico Se Garibaldi scende da cavallo. Alle spalle dell'attore incombeva una gigantografia dell'eroe e il monumento di Garibaldi a cavallo che si trova a Bologna in via Indipendenza. Cosa penserà di noi mentre passiamo per quella via? Ho sempre paura che ci giudichi e che scendo dal piedistallo per dare un'occhiata per scoprire che ne è dell'Italia, dice Vito, narratore. Così, mentre le vicende di Garibaldi vengono raccontate con esilaranti siparietti, sempre rigorosamente fedeli ai dati storici, l'eroe, muto dall'alto del suo cavallo, ascolta, si riflette, si ripassa la storia e soprattutto si ride. Dal 5 novembre al 27 novembre, presso il Centro Culturale Mercato, si è svolta la mostra personale dell'artista argentana Vivetta Bergamini, socia del Centro Artistico Argentano da più di 30 anni. Dipinge utilizzando diverse tecniche e modalità espressive, facendolo con mano morbida e delicata. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti ed è apprezzato in tutto l'ambiente artistico ferrarese. Il 25 novembre alle ore 21 Danilo Rea, Ares Tavolazzi e Elena Bandini hanno portato sul palco del Teatro dei Fluttuanti d'Argento lo spettacolo musicale Beatles in Jazz. Danilo Rea, uno dei maggiori pianisti jazz italiani, è noto per la curiosità e la varietà della sua ricerca musicale. Due anni fa è nato a Longiano il nuovo trio di Rea con due eccellenze musicali ferraresi, Elena De Bandini e Ares Tavolazzi. Il trio ha proposto il suo repertorio nuovissimo, interamente dedicato alle intramontabili musiche dei Beatles. Open Media Education, per il suo programma La Storia Sei Tu, sta raccogliendo testimonianze riguardanti tutto il Novecento. Se anche tu hai qualcosa da raccontare, contatta la redazione numero in sovrimpressione 0532 31 85 32. Il 4 novembre alle ore 21 Filippo e Tommy Graziani hanno portato sul palco del Teatro dei Fluttuanti di Argento lo spettacolo musicale Viaggi e Intemperie, tributo al padre Ivan Graziani. Una lunga cavalcata che ha ripercorso tutti i successi di Ivan Graziani, da Pigro a Lugano Addio, da Mona Lisa a Canzone Triste, un tributo dei figli dei musicisti amici e compagni di avventura del grande cantautore abruzzese.